Amici di Sail e di Anzavela, buongiorno. Questa è una puntata mattutina del Processo alla Regata qui dalla Rolex Capri Week. Ed è una puntata alla quale tengo particolarmente. Avete visto che abbiamo i ragazzi di Globulo Rosso. Globulo Rosso è l'Este 31 che ha vinto, anzi stravinto, la Tre Golfi, la regata offshore che prelude alla Rolex Capri Week. Venite, venite, abbiamo altri ospiti, mi alzo in piedi, prendete anche una sedia così diventate 5. Abbiamo tutto l'equipaggio, è il bello della diretta. Allora, perché dico che intanto ve li presento. Alessandro Burzi è l'armatore, lo skipper di Globulo Rosso da tanti anni ed è l'animatore di un progetto velico di lunga durata, diciamo così. Poi abbiamo Reale di cognome, ma non ricordo il nome. Gianluca. Gianluca Reale, buongiorno a te. Poi abbiamo Pier Francesco Di Paola. E poi presentatevi ragazzi, i giovani del team. Figlio, Leonardo Di Paola. E Nello Tagliafierro, buongiorno. Buongiorno, allora insomma qui c'è anche una cosa da chiarire, siamo in epoca di social network, di social media e tutti hanno letto i commenti che ci siamo scambiati su Facebook. Perché? Perché Sail ha fatto un titolo sulla Tre Golfi chiamata L'elogio della lentezza. Non era ovviamente riferito a Globulo Rosso, era una regata che aveva avuto vento leggero, difficoltà, pioggia eccetera così, e loro hanno reagito un po' male dicendo non ci è piaciuto questo titolo, l'elogio della lentezza. Allora adesso noi, a parte che l'elogio già è una parola che rende l'idea e l'elogio lo rifacciamo insieme a tutti quelli che ci seguono da casa per la straordinaria vittoria in questa regata offshore importantissima, però ora ci spieghi bene, così almeno entriamo nel dettaglio, il perché del vostro disagio nel leggere quel titolo e che invece volete sottolineare l'orgoglio di quello che state facendo e della vittoria che avete visto, che avete avuto. Ma sì Fabio, in effetti le regate a compenso prevedono che il vincitore overall venga sempre determinato da un aspetto meteorologico. In effetti nella classe esce sempre il più bravo, laddove i rating sono più vicini perché i sistemi meteorologici sono gli stessi per tutti i competitor. L'overall viene vinta a seconda della media, tante volte i grandi, tante volte i medi, tante volte i piccoli. La cosa che a volte noi piccoli infastidisce, lasciami il termine, è che quando la meteo favorisca i grandi è normale che vincano i grandi, quando la meteo favorisce i piccoli, oddio che cosa, non è una cosa corretta. Quindi mi prendo questa osservazione molto interessante e dico che l'elogio non è tanto della lentezza ma della piccolezza, cioè la dimensione non fa, questo senza fare paragoni adesso per carità, ma la dimensione non fa la differenza, tanto meno nella vela, ok? Quindi basta con questa moda maxi per forza, quindi ok. Allora adesso Alessandro, resto su di te, dici brevemente la storia di Globulo Rosso. In effetti Globulo Rosso è un progetto che parte dal 2004, prima avevamo una barca ancora più piccola, è una barca di 8,20 m, però diciamo che i cardini del progetto restano inalterati ormai da 15 anni. C'è un gruppo di amici, adesso ci sono anche i figli degli amici, che si allenano duramente, cercano di fare tutto da soli, nel senso è chiaro abbiamo dei partner, degli sponsor e quant'altro, ma è un gruppo assolutamente di amatori che si trovano bene insieme, si allenano duramente avendo un aspetto semiprofessionistico, ma poi in effetti nella vita facciamo altro e non abbiamo mai, ma questo non per criticare chi magari lo fa assolutamente, ma non abbiamo mai voluto professionisti a bordo proprio perché nel bene o nel male il risultato è sempre solo farina nel nostro sacco. Piccoli e anche Corinthian, quindi rivendichiamo doppia diciamo così appartenenza. Allora tu diciamo essendo quasi coetanea, io e te diciamo che ti posso definire un veterano del team, possiamo dirlo, e tutte queste rughe lasciano anche immaginare le avventure che si sono vissute in questa Tre Golfi. Ci vuoi raccontare un po' qualche momento particolare, insomma facciamo il riassunto di questo successo straordinario? Beh, è stata una regata come anche quella delle altre edizioni molto variegata, ci sono state condizioni alla partenza diciamo di vento molto leggero, quindi parlavamo di pochi nodi, 4 nodi, 5 nodi, è stato necessario chiaramente per uscire dal Golfo di Napoli insomma valutare attentamente le refole di vento e altre cose, noi ci siamo mantenuti più all'esterno e quindi abbiamo valutato attentamente bene diciamo questa situazione e fino praticamente al canale Ischia-Monte di Procida eravamo in reale veramente tra i primi, tra i maxi, poi praticamente il vento è iniziato praticamente ad aumentare sotto Ventotene, all'altezza di, diciamo, di Ventotene, quindi del cancello di Ventotene c'è stato un calo consistente.
A quel punto, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, una mezz'oretta circa, è entrato un vento da nord che ha favorito praticamente le barche che si erano tenute molto molto più a terra, perché sono poi quel vento da nord è ruotato leggermente, poi è arrivato il sud-sud-est e quindi chiaramente ha favorito le barche da sottovento. Noi non ci siamo demoralizzati e a partire dal giro in senso antiorario di Pons abbiamo continuato, ecco, come nel nostro DNA, non ci siamo demoralizzati, abbiamo continuato ad attaccare tutta la sera, tutta la notte, e il giorno dopo siamo stati premiati, perché poi sotto all'altezza di Capri abbiamo avuto una buriana molto molto forte, vento intenso, e poi abbiamo fatto l'ultima poppa dai Galli fino a Capri con vento anche sopra i 20, 22, 23 nodi di spie, e lì siamo riusciti a mantenere le distanze sugli altri avversari e abbiamo tagliato il traguardo. Ragazzi, io mi ritiro e vado via, vado in pensione. Abbiamo trovato un grandissimo commentatore, sei stato bravissimo, ha fatto un riassunto parola per parola. Adesso quelli che dovrebbero scrivere i comunicati stampa sulla Tre Golfi prenderanno paro paro. Bravo, bravissimo, un racconto straordinario, straordinario effettivamente. Allora, poi voi siete di Gaeta, la barca dove batte bandiera? La barca ha il porto d'armamento a Caposele, che è il nostro circolo storico, è un porticciolo meraviglioso, però corriamo per i colori dello Yacht Club Gaeta, anche perché in effetti siamo gaetani, molti di noi sono gaetani con qualche inserimento esterno, però Golfo di Gaeta, così siamo... Bravo, Golfo di Gaeta, così almeno un sodalizio formi a Gaeta molto interessante. Prima di venire da te, mi piace andare da questi ragazzi che sono ragazzi e si vede anche dal fatto che sono gli unici che hanno il pantalone corto, tutti belli sbracciati, qui col tempo che sta arrivando, no? Sentite, voi eravate a bordo durante Tre Golfi? Quindi com'è stato? Allora, intanto il racconto è fedele, ha detto bene Pierfrancesco, papà? Ci sono poche altre cose da dire in merito, perché è stato molto preciso. A me della regata mi ha colpito la parte, appunto, come ho detto prima, della buriana di Capri, perché non avendo molta esperienza su regate di cabinato non ho mai visto, essendo venuto da laser, da barche a deriva, diciamo che non si esce in queste condizioni, quindi mi ha un po' anche impressionato tutto quel vento, quella buriana, quindi pioggia torrenziale, però bellissima, bellissima. Sono molto divertito. Quanti anni hai? Io 21. 21, andavi sul laser, quanti anni di laser hai fatto? Parecchi, dalla 4.7 fino alla standard. Quindi dici, però una buriana del genere sul laser non mi era mai capitata, e invece con la barca così ti ci sei trovato dentro. Però divertente, a bordo cosa facevi? Divertente, il trimmer. Cosa fai tuttora? Fai il trimmer, giustamente un laserista, mettiamo a regola leve. Facevamo i turni, sia randa che trimmer. Senti, e in questa buriana, diciamo, come si è comportato l'equipaggio? Cioè, c'è stato calma, tranquillità, senza urlare, ognuno sapeva quello che doveva fare? Calma, perché il trucco è quello, se si va nel panico poi si creano macelli e problemi. Questo è anche un po' il nostro DNA, cioè combattere e sfidare tutto e tutti, anche le buriane e la pioggia torrenziale. Questa del DNA, padre e figlio, tutte e due, vabbè, ho notata questa cosa, tutte e due c'hanno la cosa del DNA. Allora, anche da parte tua, voglio sapere, tu su che classi andavi prima di Globo? Andavamo insieme, sempre. Altro la serie. Squadra, sì, stessa squadra. E anche te il racconto di questa esperienza della offshore? Ah, innanzitutto ho iniziato da poco a andare, soprattutto con Globulo, con l'equipaggio quindi d'altura. Quest'estate mi sono ambientato e devo dire che innanzitutto l'ambiente in barca è bellissimo, c'è una famiglia, quindi c'è coesione, soprattutto nei momenti difficili si affronta tutto, come ha detto già prima Leonardo, e questa è la mia seconda lunga, cioè nel senso prima la lunga Bolina, adesso la Tre Golfi, vinta la lunga Bolina anche. E quindi... Allora lui è un talismano. Porto fortuna forse, non lo so. E adesso appunto la Tre Golfi è stata bellissima. Innanzitutto scenari bellissimi che offre il Golfo di Gaeta, il Golfo di Salerno e il Golfo di Napoli sono bellissimi. E momenti da ricordare e da raccontare soprattutto. Veramente le notti a regolare le vele al millimetro per fare magari qualche recupero, per andare avanti. L'ultima notte è stata bellissima, sicuramente rimarrà negli annali.
Che belle parole, Alessandro. Mi sa che tu da skipper, armatore, animatore di globulo rosso, certo globulo rosso, DNA, tutte queste cose, ma siete medici, no? Allora, dicevo, sarai soddisfatto, io penso, no? E questo fatto anche dell'equipaggio, questo girare, questo stare in sintonia, questo non arrabbiarsi, il ricordare questi scenari. Certo. Anche tu sei un veterano del globulo rosso, sei a metà, diciamo, a metà strada? Beh, insomma, io... Vero senatore, quello proprio che ha aperto, sì, che ha dato il via a tutto. Beh, raccontacelo questo inizio, perché poi alla fine, come nelle fondamenta di un palazzo, l'inizio è determinante per il prosieguo, no? Beh, l'inizio è stato un po' per caso, a me piaceva la vela, vabbè, uscivo con Alpatris da solo e cercavo di fare cose pazze, ma alla fine comunque sei limitato. E niente, dicevo sempre Alessandro, quando vuoi portami in barca, così. E una volta per caso aveva il suo prodiere che non stava tanto bene, ho iniziato a fare il secondo e poi da lì dopo un mese l'ha sbarcato e sono entrato io. Se non oltre, 15-20 anni fa, e quindi da allora sono il prodiere di globulo rosso da circa 20 anni. Bellico con il soprannome di Joker. Quindi Joker, Joker, cioè un piccola parentesi, Alpatris, chi è che magari i giovani non la conosceranno, ma insomma, una barchetta dell'Alpa, che era un cantiere che andava per la maggiore, faceva anche cabinati, era una piccola deriva da crociera che aveva addirittura la vela al terzo, cioè la vela triangolare, la vela latina, neanche al terzo, la vela latina, come un po' il sunfish, diciamo così, per capirci, quindi proprio prettamente da spiaggetta, da gitarella sulla spiaggetta, ma lui, Joker, fremeva perché già dentro c'era un po' il fuoco sacro della navigazione. Comunque, dall'Alpatris alla vittoria da Tre Golfi, piazzi spicci, come si dice, diciamo, in inglese, no? Tu, quanto sei contento alla fine di aver creato questo clima vincente in tutti i sensi, umanamente, velisticamente, sportivamente? Guarda Fabio, ho detto bene il concetto. Le vittorie possono venire anche prendendo ragazzi, professionisti e tutto. Ma credimi, sentire queste parole, avere la certezza che il concetto, il contenuto di Globulo Rosso sia quello veramente di una famiglia, è una cosa che credo ogni armatore riempia di gioia, a prescindere dalla prestazione, perché una regata si può vincere, si può perdere, diciamo quest'anno ci sta andando molto bene, però abbiamo passato anche insomma qualche stagione un po' all'asciutto, però teniamo duro, siamo qua, e sentire che il messaggio sia diffuso in tutto l'equipaggio è una cosa straordinaria. Il messaggio io lo tirerei ancora più fuori, oltre l'equipaggio, lo diffonderei un po' all'Italia velica, perché noi qui cerchiamo tanto di spingere sulle partecipazioni, sulla passione della vela. Quante barche come l'Este 31 Globulo Rosso da crociera, piccole barchette da crociera o da crociera regata ci sono nei porti? Allora, si può fare, questo è il messaggio, si può, si deve, perché la gioia del successo, la gioia di, anche come raccontavano i ragazzi, gli scenari, no? Sentirlo dire da dei ragazzi giovani, che noi diciamo spesso che sono sempre intenti a lavorare solo sui tablet e sui device elettronici, invece si sono beati di questi scenari dei golfi del Tirreno. Allora, ultimo giro per tutti, ci sono anche altri dell'equipaggio, però facciamoli venire qui a fare solo un saluto, così almeno concludiamo con questa puntata. Eccoli, ciao, tu come ti chiami? Buonasera, Gianmarco. Molto. Gianmarco e Roberto. Adesso è a completo, quindi questo è. Manca ancora qualcuno, che d'altra parte è l'ultimo giorno della Rolex Gabri Week, ragazzi, qui si sta uscendo, giornata un po' nuvolosa, cosa dicono le previsioni? Le previsioni danno aria da scirocco, un po' di pioggia, e purtroppo qua nello scirocco, nelle bocche, magari se ne danno 10 i modelli sinottici poi diventano 20. E noi, cioè, preparatevi, ci sarà una telecronaca live, la solita telecronaca diretta differita di Seili, andiamo in acqua, grazie a tutti voi, grazie a Globulo Rosso, alla storia di Globulo Rosso, recepite il messaggio, mi raccomando a casa, alla prossima su Seili TV.